L'esperienza del Comitato Pro Eritrine, nata come modello spontaneo di cittadinanza attiva e di azione politica dal basso, si costituisce ufficialmente in associazione. Il sodalizio ha scelto di chiamarsi Eritros, con chiaro legame al recente passato e alla sua battaglia per salvare le Eritrine. Stamane, nel corso di una conferenza stampa, è stata presentata all'associazione e, contestualmente, un accordo di collaborazione con il Comune di Trapani. Bisogna piantare nuove piante, la cittadinanza vuole vedere che le cose cambiano e subito, le parole non servono, quindi 200-250 aiuole vuote nel centro storico dove pianteremo piante in collaborazione col comune. Questa storia della piantumazione poi andrà avanti in diverse fasi, poi passeremo alle periferie dove pianteremo anche nuove piante negli spazi vuoti e abbandonati nelle periferie, poi in terza fase sicuramente anche proporre delle nuove alberature nelle strade di Trapani dove non ci sono alberi e negli spazi vuoti abbandonati. Un altro punto importante è anche il recupero di Villa Margherita, che purtroppo ha perso dal 20 al 30% delle sue specie arboree storiche dall'850 a oggi e quindi va recuperata, va restaurata, va rimessa a posto, poi la villa è tutta asfaltata. Noi pensavamo anche di togliere l'asfalto e riportare la terra, come le ville che sono a Palermo, che sono tutte di terra e non d'asfalto. E poi la cosa più importante è creare appunto questa costituzione del verde o Bibbia del verde, che è appunto il regolamento del verde. Se non c'è un regolamento del verde non andiamo da nessuna parte.